Ehi Lura, ragazzi, ma va, sono chiamato dalla camera biancorossa, scusate per la location, per l'orario, purtroppo è stata una giornata abbastanza impegnativa, ma sono riuscito a seguire questa bellissima, bella vittoria del Piace che sicuramente non scaccia definitivamente tutti i dubbi relativi alla formazione di questa squadra, ma sicuramente è stata una prestazione convincente e ci voleva. Forse a mio avviso la prima vera vittoria netta, non solamente per il risultato, ma anche per quello che è stato la mole di occasioni create, anche una rete annullata nel primo tempo, con un Recino in formato super, e poi nel secondo tempo chiude Gerbaudo, dopo che Recino ha lasciato il campo con una tripletta. Da grande centravanti qual è? E sicuramente è stata una partita contro un avversario abbastanza non imprescindibile, perlomeno anche secondo Marrazzo davanti che ha fatto 6 gol in questo campionato, e una formazione che sicuramente rispetto alla gara di Legnano della settimana scorsa oggi non è sembrato così fenomenale, ecco. Questo non significa che non abbiamo sofferto. Nel secondo tempo ci siamo fatti riprendere, hanno riaperto la partita e poi hanno avuto l'occasione anche per pareggiarla. Così per fortuna non è stato. Ogni tanto, insomma, il calcio è anche una ruota che gira, ci è andata bene. Detto ciò, sono molto contento per la vittoria perché ho visto una squadra molto più pimpante, aggressiva e che ha meritato di vincere, senza dubbio. Con un Recino così, io penso che ci possiamo divertire. Oggi l'ho visto in condizione decisamente superiore rispetto alle altre partite e, ben inteso, vorrei che calciasse sempre lui i calci di rigore, visto quello che è stato il pessimo penalty calciato da D'Agostino la settimana scorsa, che comunque oggi ha fatto una buona partita e sono molto contento di questo. Quindi bene così, adesso testa però la gara di mercoledì col Tritium, che è una squadra anche qua non imprescindibile, ma come ben sappiamo in questo campionato non ci sono le vere squadre materasso e squadre corazzate, tant'è che l'Arconatese è ancora in testa alla classifica dopo la vittoria di oggi, quindi noi al momento siamo quinti e a meno 4 dalla vetta, quindi bisogna continuare a vincere, specialmente in vista della gara di domenica contro il Desenzano, che anche oggi peraltro ha perso. Quindi testa bassa, pedalare, andiamo avanti così, ragazzi. Fatemi sapere la vostra impressione qua sotto nei commenti, mettete un bel mi piace, condividete, commentate il video, iscrivetevi al canale, ci sentiamo molto presto e sempre forza piace e un saluto dalla Camera Biancorossa.